50 anni di vita, di un quotidiano, un quotidiano importante, il quotidiano dei cattolici nazionali, a venire, e ne parlerò segnalando soprattutto i risultati che ha raggiunto, ma le traversie che ha dovuto superare in questo lasso di tempo. Non per nulla questo testo che ho scritto ha un sottotitolo che dice i 50 anni di un giornale che non doveva sopravvivere. Sembra un'affermazione paradossale, ma in realtà Avvenire, soprattutto a cavallo tra gli anni 70 e i primi anni 80, ha attraversato una fase, quindi quando era bambino ancora, ha attraversato una fase delicatissima che ha messo addirittura a rischio la sua sopravvivenza, problemi economici, soprattutto problemi di diffusione, problemi che furono superati in parte aprendo il giornale alla realtà del Sud, creando un'edizione per il Mezzogiorno che veniva stampata a Pompei, e poi fu superata soprattutto per l'impegno determinante della Conferenza Episcopale Italiana. Non è un libro di storia, tengo a precisarlo, è una raccolta soprattutto di memorie, di spunti che ho accumulato durante i 32 anni che ho trascorso all'interno della testata. Il giornale fu voluto, come sappiamo, da Paolo VI, ci fu una convergenza abbastanza significativa di molti vescovi, dalla maggior parte dei vescovi italiani. So che, e non l'ho nascosto, che in una realtà come quella bolognese, dove era ben presente l'esperienza dell'Avvenire d'Italia, la cosa non fu accolta con molto piacere, ma di fronte alla scelta del Papa, anche la Chiesa locale ha dovuto prendere atto di una volontà superiore.